Buonasera. Allora, questa ricerca inizia nel 2005, è la raccolta fotografica di numerosi ex voto che io abbia avuto modo di incontrare durante le camminate che si svolgevano anche con la famiglia, insomma, quindi, oppure ex voto che io sono andata a fotografare su segnalazioni di qualcuno che me li avesse indicati. Il libro ha la prefazione del dottor Enrico Camanni, quindi è, insomma, stato un onore per me. Questa è la copertina del libro, questo è un ex voto che si trova nel santuario di San Giovanni Andorno e si vede chiaramente come le costruzioni un tempo fossero precarie, ma anche quanto fossero importanti per poter mettere in comunicazione, come in questo caso ad esempio, due versanti di montagna. Qui probabilmente a causa della marcescenza il tutto è crollato. L'idea di dare gli ex voto, di formulare un ex voto, è sentita fin dall'antichità. Sono tantissime le forme di ex voto ritrovabili comunque, dal tipo oggettuale, dal tipo, mi vengono in mente i cuoricini d'argento che sicuramente avrete trovato nei santuari visitati, esatto. Io tuttavia mi sono, diciamo, mi sono concentrata sugli ex voto di tipo pittorici. Il primo ex voto di montagna, ce l'abbiamo in Piemonte, ed è il Trittico del Roccianelone. Il Trittico del Roccianelone svetta dal 1 settembre del 1358 ed è un ex voto fatto da Bonifacio Rotario. Ora è al Museo Diocesano di Susa. Il termine ex voto significa appunto a seguito di un voto e lo si trova spesso e volentieri nell'acronimo VFGR oppure VFGA, anche se nelle tavolette più vicine a noi, quelle di tutto l'Ottocento e parte del Novecento, è PGR, per grazia ricevuta. Si è deciso di considerare tutti gli ex voto collocati nei santuari di montagna, dove per montagna si è inteso i 600 metri sul livello del mare, così come voluto con la Convenzione delle Alpi. Qui ad esempio abbiamo i santuari di Vinadio, Sant'Anna di Vinadio, il santuario di Belmonte, di Re, di Marsaglia, ancora il santuario di Viula, Salette, il santuario di Millesimo, la Madonna del Deserto, di Rubiana, la Madonna della Bassa, e altri invece decisamente più alti. Qui abbiamo ad esempio la cappella di Bardonecchia, il santuario di Dronero, il santuario di Mashabi in Val d'Aosta, sopra Arnà. Ecco, fa eccezione il Museo del Paesaggio perché pur trovandosi a Verbania, quindi non a 600 metri sul livello del mare, racchiude comunque al suo interno gli ex voto di tutte le vallate circostanti. È la chiesa di San Restituto di Cesana. Indicativamente gli ex voto visionati sono stati 3.000, però l'attenzione si è concentrata poi su un numero molto ridotto, ovviamente per esigenze tipografiche, intorno ai 250 circa gli ex voto considerati, appunto prendendo solo ed esclusivamente quelli pittorici e tralasciando quelli di tipo oggettuale. Ad esempio, questa è una bellissima volta che mi è capitato di incontrare nel santuario di Plou, in Val d'Aosta, dopo Aosta. E guardate che bella questa volta decorata con le stampelle. Non ho potuto fare a meno di scattare una fotografia. Le stampelle in alto, come potete vedere, circondano la volta. La ricerca vorrebbe essere una testimonianza di come la montagna si sia trasformata nel tempo, ovvero quando non avevamo a disposizione le macchine fotografiche. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare attraverso questi ex voto dei pittori che sono stati veramente molto precisi nel loro disegno, così da poterci rendere testimonianza di come la montagna si sia sviluppata nel corso del tempo. Questo è il santuario di Notre-Dame de la Guérison a Courmayeur, per qualcuno se sicuramente lo conoscerà. Siamo intorno ai 1300 metri sul livello del mare. Ecco, oggi il ghiacciaio del Brenva, che è quello che vedete a destra, in fondo, basso a destra, è praticamente arretrato, quasi inesistente. Mentre nell'ex voto che abbiamo trovato all'interno del santuario, guardate il ghiacciaio, sembrava lambire il paese. Quindi l'ex voto è degli anni 50. Le tavolette di ex voto sono divise in due registri, ovvero lo spazio celeste e lo spazio umano.
Immaginate una linea a metà che separi il quadretto, dove in alto abbiamo per lo più l'immagine votiva, quindi di solito la Vergine, ma comunque può essere anche un santo di affezione, per lo più legato al santuario di appartenenza. E sotto invece lo spazio umano, cioè lo svolgimento della vicenda, ed è lì che io ho concentrato la mia attenzione. Allora, le abitazioni di montagna. Le abitazioni in montagna erano fatte ovviamente con quello che si trovava sul posto, quindi principalmente il legno e la pietra, che sono gli elementi a disposizione. Elementi peraltro spesso reperibili proprio grazie al fatto che il montanaro, per strappare alla montagna quanto più coltivo possibile, recuperava poi il materiale per poter edificare. Sono caratterizzate dal legno e dalla pietra appunto. Il piano terreno solitamente era di pietra o semplicemente battuto, raramente si trovava un pavimento, mentre le parti sovrastanti erano fatte di legno. Questo perché si cercava di sfruttare il calore che arrivava dagli animali, quindi sotto la stalla, sopra le abitazioni, le camere da letto. I locali erano molto piccoli, a fianco di solito c'era il fienile o comunque una stanza di stoccaggio che poteva essere castagne, foglie e quant'altro. E spesso per gettare il fieno agli animali sotto nella stalla c'era una botola, quindi non era neanche il caso di uscire all'esterno. Ecco, qui abbiamo ad esempio un bellissimo ex voto del Museo del Paesaggio che ci rende testimonianza di come tra la stalla e il soggiorno spesso non ci fosse, cioè ci fosse promiscuità, non c'erano divisioni. Veniva addirittura ritenuto il salotto delle abitazioni. Nella stalla si pregava, si nasceva, si moriva, insomma si facevano le veglie, le cosiddette veie, oppure nelle Alpi orientali si chiamavano i filò. Ecco, sempre nella stalla, dicevo prima, si portavano, a volte sono tante le tavole ex voto che ci danno testimonianza di come gli ammalati venissero trasportati proprio nella stalla. Anche perché si pensava che la radiazione, che ci fosse una radiazione benefica dovuta una radiazione di magnetismo animale, insomma, che facesse bene alla salute e soprattutto per curare le malattie polmonari. Gli ambienti erano piccoli, lo dicevamo prima, tutto era misurato e se nel periodo estivo gli attrezzi del lavoro venivano riposti all'interno di casotte o comunque delle piccolissime strutture abitative in cui si riponevano appunto questi attrezzi, durante il periodo invernale venivano addirittura collocati al soffitto, come è successo ad esempio nel santuario di Marsaglia, dove questa falce si stacca probabilmente dal soffitto e rischia di colpire il povero bimbo sotto. Oggi questi attrezzi invece decorano le abitazioni di montagna. Questa è un'abitazione di Les Arnaud sopra Bardonecchia. Le finestre erano piccole, sempre per un discorso di dispersione di calore, e solitamente erano contornate da questa sostanza bianca che chi ristruttura ancora mantenendo i vecchi canoni e le vecchie tradizioni ripropone con questo lattice, perché di lattice si trattava, una sorta di liquido lattiginoso che aveva la funzione di impedire che entrassero gli insetti nelle abitazioni, quindi le mosche non entravano all'interno. Ecco, il santuario di Belmonte ci dà testimonianza di come venisse, di come fosse già utilizzato. E in ogni casa ovviamente c'era il camino non era soltanto utilizzato per scaldare, perché non c'era il fuoco domestico che abbiamo noi oggi, quindi serviva anche per l'alimentazione, insomma per far da mangiare, e poi forniva l'acqua calda. Quindi immaginiamo un ambiente piccolo, misurato in inverno, ahia la fuliggine che c'era in queste povere case, insomma, chi abitava in montagna lo sa bene. Oltretutto nei giorni di bassa pressione il tiraggio non era ottimale, quindi era veramente... Però i montanari sapevano come far fronte a questo, anche solo per la scelta del legno da utilizzare nella combustione. Dicevamo prima che le abitazioni erano fatte anche con il legno, e qui si vede come il legno, ahimè, a causa delle precipitazioni, degli sbalzi termici, sì, fosse soggetto appunto a marcescenza e ogni tanto cedesse. Quindi questo balcone della Madonna della Bassa, questi, anche l'altro, insomma, sulla destra, dove si vede proprio che a un certo punto le persone cadono, cedono,
Ma è anche interessante questo del santuario di Marsaglia, dove accedere è un pavimento interno all'abitazione. Allora, l'inverno del 50, 1858 sembra essere stato un inverno dalla nevicata particolarmente copiosa. E questo ex voto ci dà proprio la testimonianza, adesso al di là del discorso enfasi pittorica, effettivamente l'abbondanza di neve di queste abitazioni la si spiega grazie al posizionamento delle pietre del tetto. Questa è una chiesetta di Campello Monti, quindi siamo in Valestrona. Le tegole di queste abitazioni vengono messe in senso parallelamente al terreno, quindi il carico che riescono a sopportare rispetto alle nostre che siamo abituati a vedere qua, che sono molto più inclinate, è notevole, quindi si presta veramente bene a sopportare il carico del manto nevoso. Anche qui possiamo vedere la finestra in lattice. Questa è la casa che c'è di fronte al santuario di Re. La copertura del tetto però non è detto che fosse solo di pietra, poteva essere anche di paglia o di legno, e comunque i montanari erano maestri nel sistemare il tetto, perché indipendentemente dal materiale comunque abbiamo ad esempio delle vallate particolarmente ventose come la Val di Susa, dove la manutenzione era praticamente ordinaria e periodica. Negli anni 50 a tutte le parti di legno si sostituisce ad esempio il ferro. Questo del Santuario di Europa ci rende testimonianza di una ristrutturazione in cui la ringhiera è andata a sostituire la staccionata di legno che c'era prima. Ecco, questo è un esempio di tetto in paglia su una casa delle Alpi francesi. E una copertura di tetto in paglia poteva durare anche una quarantina d'anni se fatta bene. Il problema era chiaramente era facilmente infiammabile. Allora, quando si pensa alla montagna si è soliti pensare all'abbondanza di acqua, ma non sempre è andata così. Nel 1685 di fatto c'è stato un periodo di forte siccità e le comunità di Perlozzo, Liliane e Fontainebleau nella valle dell'Lys a un certo punto hanno invocato insomma la Vergine Nera di Europa affinché arrivasse appunto la pioggia, e la pioggia sarebbe arrivata, sarebbe anche durata 6 mesi, perciò la stessa comunità ritornava ad Europa e ringraziava con il quadretto in basso a destra. Invece in questo caso è l'abbondanza di acqua a creare delle situazioni di pericolo. Questo è un ex voto di Europa, dove si vede l'abitato di Issim, sempre nella valle dell'Lys. Ecco, è particolarmente interessante perché ci dà sotto abbiamo il paese così come si presenta oggi, e se notiamo non è cambiato di molto. La struttura è pressoché la stessa, sopravvive il campanile, l'edificio, la chiesa di fianco è la stessa, e addirittura quasi la parcellazione del terreno è pressoché identica. Ed è particolarmente carino. Oltretutto, ecco, qui si vede proprio un tipo edilizio chiaramente di importazione. Questa è una vallata Walser. Qui siamo in tempi più recenti, siamo nel 68, è un'alluvione che colpiva la Valestrona, quindi di nuovo l'abbondanza di acqua, e gli operai degli opifici interessati dall'alluvione si sono recati ad Europa per consegnare il loro quadro alla Madonna Nera. L'acqua in montagna era un lusso riservato a pochi, l'acqua calda, insomma, nel senso che d'estate si utilizzavano i torrenti per fare il bagno, per lavarsi, e a volte magari ci si immergeva troppo, come succede al bimbo del santuario di Re in alto a destra. Mentre nel periodo invernale si utilizzavano delle tinozze o dei mastelli molto ampi in cui lavarsi. E la stessa cosa vale anche per il discorso dei pascoli. Spesso si attraversava un sentiero che poi al ritorno diventava un guado per le piogge improvvise, quindi le esondazioni erano anche un fatto abbastanza frequente in montagna. Nella tavoletta del santuario di Givoletto si vede questo doppio registro in cui il
signore, insomma, quest'uomo ringrazia perché è riuscito a scampare sia all'esondazione ma anche all'influenza. Magari una aspirina sarebbe bastata, ma in quel periodo forse non era ancora. Mentre i pozzi invece erano una risorsa veramente di pochi. Addirittura chi ne aveva la fortuna di possederne uno solitamente ne scavava un altro accanto, così da ottenere un pozzo freatico per la conservazione degli alimenti. È interessante vedere come nel pozzo non finissero soltanto le persone, ma ahimè anche gli animali. Qui abbiamo una vacca che è riuscita ad inserirsi nel foro del pozzo. Ecco, questo è un quadretto interessante invece, perché abbiamo a che fare con le valanghe, la neve in montagna è una costante, insomma. I valigiani dicevano sempre che vivevano in 9 mesi di inverno e in 3 mesi di inferno, nel senso che per quanto poco durasse l'estate non c'era il tempo effettivamente per coltivare molto. Ecco, questo è interessante perché è tutta la comunità che fa fronte ad una calamità naturale. E infatti queste due donnine sono anche simpatiche nel loro vestiario, nel loro abbigliamento, con questa enorme valanga sovrastante. Ecco, ovviamente gli strumenti di diagnostica delle valanghe non esistevano, quindi i montanari cercavano di affidarsi ai messaggi della natura, e i messaggi della natura erano per esempio le impronte delle martore. La martora, che vediamo nella diapositiva successiva, sembra che riesca a percepire la stabilità del manto nevoso. Quindi se un valigiano vedeva le impronte di martora su una copertura di neve, stava tranquillo perché avrebbe tenuto, mentre difficilmente, insomma, in caso di dubbio, senza le impronte di martora magari si faceva marcia indietro o si passava altrove. Oggi le martore sono pressoché in via di estinzione proprio a causa della pressione venatoria, per via della pellice, eccetera. Queste sono le impronte di martora sulla neve. Ecco, e la neve ovviamente costituiva anche un pericolo per gli artigiani, ma soprattutto per i militari, per i soldati durante il periodo bellico delle guerre, perché per quanto venissero dotati di divisa mimetica, comunque nella neve erano facilmente individuabili e quindi purtroppo sono morti migliaia di uomini. Le tormente, queste bufere turbinose di neve, colpiscono chiunque all'improvviso, ed è simpatica questa del santuario della Madonna del Deserto, che rende testimonianza appunto. Anche i fulmini, ahimè, in montagna erano frequenti, anche perché non c'era il discorso della sicurezza di oggi, non c'erano le masse a terra, insomma. Ci si ingegnava come si poteva, magari con dei fili, insomma, che facessero presa sul terreno. È interessante però notare come tanti fulmini arrivassero proprio tramite la canna del camino, quasi come se facesse da conduttore. Ecco, e le frane sono un'altra costante delle calamità naturali. In montagna, ahimè, abbiamo a che fare con tante frane, e soprattutto nelle tavolette che ho incontrato. Mi è capitato di vedere prevalentemente soggetti femminili raffigurati, quindi questo ci dà anche testimonianza di come i lavori venissero svolti prevalentemente dalle donne. Questo è di nuovo il santuario di Notre Dame del Grison che abbiamo visto prima, ricordate quando abbiamo visto il ghiacciaio del Brenva? Ecco qui altri due ex voto che ci danno testimonianza di nuovo dello stesso ghiacciaio che arrivava a lambire il paese. Guardate questo sulla destra. E siamo nel 59, quindi neanche il secolo scorso, è molto recente, e il fronte invece oggi è praticamente inesistente. Ecco, questo è come si presenta oggi. Quindi vedete, il ghiacciaio del Brenva è rimasto poco. Dovevano fare la strada. Allora, le ghiacciaie sono interessanti, è interessante vedere come il ghiaccio venisse trasportato un tempo, perché chiaramente in montagna il ghiaccio era presente tutto l'anno, bastava salire di quota, mentre in pianura no, il frigorifero non esisteva. Quindi, ad esempio, questo è un ex voto del santuario della Madonna della Bassa, ed è chiaramente scritto proprio sulla tavoletta che si tratti di ghiaccio, mentre sotto lo possiamo dedurre dal fatto che si vede chiaramente l'aiuta con cui venivano ricoperti i blocchi di ghiaccio.
Questo ad esempio è un ghiaccio che presumibilmente veniva estratto dal Galambra, quindi sopra Salbeltrand, e da lì raggiungeva addirittura la pianura di Torino, con un dispendio incredibile di acqua, perché poi ovviamente è colando, fino a quando perlomeno non è stata costruita la ghiacciaia. La ghiacciaia è dei primi anni del Novecento, è questa, è ancora visibile. Ovviamente non è più in funzione, però è veramente interessante. Se vi capitasse di andare a Salbeltrand, buttate un occhio perché merita. L'abbigliamento del Montanaro, ho messo giusto due diapositive che diano un'idea, perché a seconda delle vallate cambia e poi sono bellissimi questi costumi, meriterebbero solo loro un'intera serata. Questo è il santuario di Mashabi, che raffigura tre uomini intenti a dissodare il terreno. L'abbigliamento dell'uomo valser, del Montanaro valser, era caratterizzato dal pantalone nero, il gilet nero e la camicia bianca, ma il gilet era particolarmente ricco di decorazioni, veramente molto bello a vedersi. Mentre l'altro di San Giovanni Andorno ci dà la testimonianza del fatto che comunque il capo di tutte le donne fosse coperto o da un velo o da una cuffia, ma difficilmente si trovavano a capo scoperto. Il lavoro nei campi ancora una volta e di nuovo manovalanza femminile. E qui è simpatico vedere come si imbattessero spesso e volentieri in serpi. Chiaramente i serpenti che si trovano nelle nostre vallate non sono così lunghe, insomma, non sono così lunghi, quindi qui sicuramente c'è un discorso di enfasi pittorica. Però insomma sono diverse le specie che si possono incontrare, dai colubridi, allenatrici dal collare, le vipere, insomma, questi sono degli esempi. E che le donne andassero a lavorare e che fossero solite portare con sé la prole, anche di questo viene dato testimonianza da numerose tavolette votive. Qui abbiamo una mamma che probabilmente si distrae un secondo e ops, il bimbo precipita giù dalla rupe. Interessante vedere appunto come si portassero dietro la prole. Un altro animale che si incontrava spesso e volentieri era il lupo. In queste immagini è presumibile che si tratti di cane selvatico, perché a quel tempo era già estinto, insomma il lupo negli anni 20 rischiava veramente l'estinzione, erano pochissimi gli esemplari. Poi, grazie al programma di reintroduzione del professor Boitani, adesso, insomma, nel 2012 si contavano 35 branchi, 6 coppie di lupo, quindi insomma, sopravvissuto bene al rischio di estinzione. E il morso del cane selvatico chiaramente era rischioso per il discorso della rabbia. Era la malattia più temuta. Il cinghiale, questo è un ex voto della Madonna della Bassa che ci rende testimonianza della presenza dei cinghiali, tuttora diffusissimi su tutto l'arco alpino. E il cinghiale, oltretutto, è un animale che tende ad avvicinarsi ai luoghi antropici, tende ad avvicinarsi agli abitati, quindi è facile che si veda proprio in prossimità di abitazioni. Qui invece abbiamo i vignaiuoli che stanno cercando non si sa per quale intenzione, insomma, se di ringraziamento per il raccolto o se di preghiera perché tutto vada bene, insomma, e sono comunque stanchi a freddo di Crisolo, e sotto invece questi carretti. Qui invece abbiamo dei taglialegna, prima veniva svolta interamente a mano, poi chiaramente con l'arrivo dei primi macchinari, magari non si era ancora soliti utilizzare molto bene, potevano costituire una minaccia, come succede a questa motosega che la lama sembra partire improvvisamente, minacciando l'operaio che sta tagliando il tronco. Altra attività diffusa sulle Alpi era quella dei carbonai. I carbonai erano delle maestranze che, se si confermavano valide nel loro lavoro, venivano riconfermate di anno in anno e si occupavano della fabbricazione del carbone. Erano delle vere e proprie strutture architettoniche di incastro, di legno, eccetera, che ardevano e la durata della carbonaia poteva arrivare anche alle 2 settimane. Negli anni 50 arriva l'energia elettrica e quindi la richiesta del legname da paleria. Questo è un ex voto di Europa. Chiaramente tantissimi di ex voto con i fulmini, con le scosse, eccetera. E questi coniugi, Giuseppe e Maddalena, probabilmente stanno ringraziando proprio perché il bosco, forse di faggi, ha attecchito, proprio perché essendoci tanta richiesta di legname da paleria era importante anche il rimboschimento.
E il trasporto dei tronchi in montagna avveniva secondo diverse modalità, prevalentemente attraverso i fiumi, oppure attraverso le slitte che venivano caricate e quindi fatte scorrere lungo il pendio, e in tempi più recenti, grazie ai carretti. Molto più tardi arriveranno poi i camioncini. Altra attività diffusa, la pastorizia. Il pascolamento dei bovini, essendo più difficile, più impegnativo, veniva affidato agli adulti, mentre quello degli ovini, infatti, più facile gestione, veniva affidato ai ragazzi, che nel Cuneese, ad esempio, venivano chiamati garsoni. La raccolta del fieno chiaramente serviva per la stabulazione invernale, quindi in tempi recenti, grazie appunto alle macchine, veniva raccolto, insomma, e stivato. Sotto il santuario di Marsaglia, sono tantissimi gli ex voto che mostrano le cadute, bambini, adulti, dai fienili, proprio perché aperti, sempre arieggiati. Il fieno veniva lasciato essiccare sui campi dopo lo sfalcio, così che diventasse più leggero, e poi le donne con le gerle si occupavano di trasportarlo all'interno del fienile. Chiaramente il fienile era arieggiato anche per evitare le percolazioni e quindi la marcioscenza. Le razze in montagna sono allevate, sono molte, prevalentemente la piemontese, nel mio caso trattandosi di Alpi occidentali, ma anche la bruna. Ecco, questo per esempio del santuario della Madonna della Bassa, la razza bruna non ha tanto vocazione rustica, però veniva stressata ed utilizzata al limite per la produzione del Bettelmatt, ad esempio, che è un formaggio particolare fatto con la vacca di razza bruna, che se stressata, proprio perché non essendo tanto rustica, poteva anche innervosirsi. E ahimè, sono tanti anche i quadretti che ci danno testimonianza di come questi poveri animali dovessero essere presi proprio per le corna, ecco, per essere ammansiti. Qui di nuovo un particolare della produzione casearia, a seguito della produzione della pastorizia. Questo è del santuario di Sant'Anna di Vinadio. E le malattie del bestiame erano veramente una brutta cosa per chi viveva, gli animali erano una fonte di reddito vera e propria, un pochettino per la produzione, ma poi erano anche una fonte di traino dei loro veicoli, trainavano i carretti, quindi un animale ammalato era veramente una disgrazia. Sono tantissime, peraltro, le tavolette votive dove donne sole, forse vedove, sono in preghiera a ringraziare il rischio corso, insomma, perché l'animale si è ripreso. Ecco, una cosa interessante è che per quanto cruenta sia la scena degli ex voto, sappiamo che tutto sia finito bene perché diversamente l'offerente non sarebbe salito a portare sue grazie. Anche il mulo, come in questo caso un asinello, poteva essere veramente. Ripeto, erano animali che venivano utilizzati anche per il traino dei carretti, quindi sicuramente poteva essere una brutta cosa. E anche la nascita di un vitellino poteva essere sentito come evento miracoloso, perché in tempi in cui un veterinario era un lusso consentito a pochi, chiaramente quando un parto andava a buon fine si portava comunque un grazie, come è successo in questo caso a Rubiana. L'epizoozia più diffusa, diciamo così, delle nostre montagne era l'afte epizootica, che si era presentata a più ondate ed era caratterizzata dalla presenza di vescicole dietro le orecchie degli animali, ma anche sulle mammelle e nella bocca. E questo ex voto è interessante perché si vede proprio come gli allevatori andassero a controllare dietro le orecchie degli animali. Ecco, le ondate di epizoozia, di afta epizootica più importanti sono state tra il 1870-72 e 1911, e ho trovato tantissimi ex voto datati 1911, e questi ad esempio già lo sono. Altra epizoozia era la morva o farcino. La morva era particolarmente pericolosa perché è trasmissibile anche all'uomo. È trasmissibile all'uomo e bisognava stare attenti a che non si venisse in contatto con l'animale infetto. E infatti il santuario della Madonna della Bassa probabilmente ci mostra questo momento, questa donnina che cerca di somministrare del sale, che era il rimedio più naturale per evitare di toccare l'animale e quindi di contagiarsi.
Il lavoro tessile era un'attività molto diffusa nelle nostre montagne, quindi anche la cultura dei bachi da seta poteva essere, doveva essere, meritava un grazie, ecco, se si riuscivano a riprodurre. Questo è un opificio del santuario di Belmonte, si vedono queste due donnine che stanno cercando di salvarsi probabilmente da una navetta partita da un telaio. E sotto un sarto. Altra attività che interessava le nostre montagne è l'attività estrattiva. La varietà lapidea delle Alpi è unica al mondo, penso che non ci sia un'altra regione al mondo ricca della varietà lapidea che abbiamo noi sulle Alpi. Il lavoro edile, come dicevo prima, c'era sempre da fare, la manutenzione era periodica, quindi tanto negli esterni quanto negli interni, così come succede ad esempio nel santuario di Santa Maria Delibera, dove si vede veramente bene di nuovo come le abitazioni dei piani sovrastanti fossero di legno e quindi soggette a crollo o comunque marcescenza. Alla fine dell'Ottocento e per gli inizi del Novecento iniziano le grandi migrazioni e quindi la meta era appunto l'America, le grandi città metropolitane e così abbiamo degli ex voto in montagna che ci rappresentano, che ci raffigurano il mare. Questi sono i primi migranti che partono, quindi la storia che si ripete. Come è successo in questo caso, ad esempio, col naufragio della principessa Mafalda. In alcune situazioni sembra veramente di avere a che fare con delle grandi tragedie, tipo il Titanic. Adesso, per carità, qui i morti probabilmente non sono, ecco, sono comunque stati 314, però erano vere e proprie tragedie del mare, insomma. Anche qui la storia che si ripete. Il naufragio dell'imperatrice d'Irlanda, se considerate, 1012 persone ha portato con sé negli abissi, quindi non sono poche. Se consideriamo che il Titanic è circa 1500, non fa storia, però è un dato di fatto. E qui abbiamo nel santuario di Givoletto, della Maria Auxiliatrice, due ex voto che ci danno testimonianza dell'imperatrice d'Irlanda. Ora c'è una carrellata di ex voto che rappresentano le varie malattie che hanno interessato le nostre vallate. Chiaramente, essendo infiniti gli ex voto con le malattie, ho fatto proprio soltanto una carrellata veloce, dove si vedono poi i vari casi di tifo, di colera, il mal del grutto, come veniva chiamata la difterite, di tisi. Vedete il quadretto in basso a destra di questo omino che è contagiato e in me sta vomitando del sangue, insomma, del materiale fisiologico. E della spagnola. Però questi due sinceramente mi hanno attratto perché li trovo molto efficaci. Allora, in uno abbiamo, sì, effettivamente questo omino o questa donna, non si capisce bene, che giace nel letto con a fianco pronta la sua predestinata, la sua sorte. Ecco, poi per fortuna, proprio perché abbiamo l'ex voto, sappiamo che le cose saranno andate diversamente. E sotto invece è interessante perché da dietro la porta compare questo scheletro che forse rappresenta la morte. Li ho trovati efficaci nel trasmetterci il dramma vissuto. Ecco, prima degli ospedali sulle Alpi chiaramente c'erano i sanatori, sorgevano prevalentemente presso gli stabilimenti vicino alle acque sorgive. Questa, ad esempio, è l'acqua ferrosa di Ciesesole Reale. Io l'ho scoperta solo in tempi recenti. Sgorga un'acqua ferrosa, che è anche buona, insomma, non è male. E veniva imbottigliata e venduta fino agli anni 40, e con questa si curava, ad esempio, l'anemia. E così come interessante anche questo ex voto della Nostra Signora del Montserrat, una cappella sopra Bardonecchia, siamo intorno ai 1700 metri di altezza. Questi sassolini probabilmente venivano scaldati al sole. E la signora si sdraiava poi sopra per curare problemi di artrosi. Oggi, peraltro, queste tecniche vengono molto riprese dalla medicina alternativa. Nel santuario invece di Notre Dame della Guérison abbiamo un ex voto con delle manita falloides in primo piano, ben disegnate, e si vede chiaramente che siano a manita falloides grazie alla volva sacciforme che c'è alla base, poi insomma si vede l'anello, questo colore verdognolo. Se considerate che basta 1 grammo per chilo di peso corporeo per insomma, rischiare di morire o morire addirittura proprio seriamente, insomma, è stata fortunata la famiglia che è scampata al pericolo. Questo è un fungo mortale.
Altre pericolose ingestioni sono queste dei chiodi, questa bimba che bevesse veleno ce lo dice proprio la tavoletta perché sotto ha la dicitura veleno. Mentre questo bimbo che succhia i chiodi, probabilmente, siccome un tempo si davano da succhiare i chiodi nella convinzione che si potesse prendere del ferro proprio, può essere che questo bimbo, ahimè, qualche chiodo l'abbia proprio ingerito o che quantomeno abbia rischiato di farlo. Altre tavolette votive invece illustrano delle scene di esorcismi. Lo si deduce dalla presenza di crocifissi o di acquesantieri alle pareti. Ma nel santuario di Re è proprio indicato questo sidente demone. Oggi probabilmente sarebbero più casi psichiatrici, mentre un tempo tutto faceva, si catalogava tutto come esorcismo. Il parto era un evento fisiologico, però ahimè altamente rischioso, perché la mortalità infantile era elevatissima, le stesse donne rischiavano di morire durante il parto. In molti exvoto si vede chiaramente come i bimbi venissero fasciati. Ecco, questo ad esempio è un exvoto di Sant'Anna di Vinadio, particolarmente interessante perché era un evento talmente rischioso che spesso accanto alla puerpera si vedeva tutta l'intera famiglia ed un cappellano che somministrava probabilmente l'unzione degli inferni. Bello anche come colori questo quadro. Dicevo, ecco, raramente veniva condotta in ospedale, anche se qui siamo nel 48, un primo caso di parto cesareo ce lo dà il Museo del Paesaggio di Verbania, e sotto invece la comparsa di una delle primissime incubatrici, siamo nel santuario di Sant'Anna, sempre intorno agli anni 40. Ecco, dicevo, venivano fasciati stretti, lo si vede molto bene nel santuario di San Giovanni Andorno, venivano mummificati quasi, solo nella fase successiva si lasciavano libere le braccia, ed è la cosa interessante che poi quando sono arrivati i pannolini all'inglese, le fasciature all'inglese, i bambini magari non riuscivano a stare tanto fermi e quindi pof, capitavano le cadute dai tavoli come è successo al santuario di Europa. Sono simpatiche, no, nel loro proporci. I trasporti per tutto l'Ottocento venivano a traino, lo abbiamo visto prima quando abbiamo visto gli animali, solo molto più tardi sarebbero comparsi i trasporti su gomma. Ecco, questo è interessante perché si vede lo stesso gruppo di pellegrini che si recava in processione al Santuario di Europa nell'Ottocento sul carretto e un altro gruppo di pellegrini sempre diretti al Santuario di Europa 100 anni dopo col camioncino. I carretti, l'abbiamo detto prima, erano la macchina, diremmo oggi noi, del Montanaro, quindi venivano conservati con molta cura ed è curioso notare come quasi tutti negli exvoto venissero rappresentati di colori blu, ma è ancora adesso così, perché effettivamente ci sono, lo vediamo nella diapositiva successiva, delle riproduzioni in cui viene mantenuto quel colore. Si trattava del verde rame, il solfato di rame, che veniva spalmato e venivano tinteggiati perché aveva proprietà ignifughe, era antitarlo e preservava dall'umidità e dalle muffe. Quindi oggi non dobbiamo insegnare nulla a nessuno, già sapevano come mantenere le cose. Ecco un altro carretto azzurro nel santuario di Givoletto e un bellissimo carretto quest'estate a Bardonecchia, era in una rotonda e di nuovo azzurro, proprio lo stesso azzurro che ho trovato negli ex voto, bellissimo con i suoi fiori. Successivamente arrivano i mezzi a motore, i mezzi su gomma, le strade chiaramente non sono ancora attrezzate per il tipo di trasporto, di mezzo di trasporto, quindi non mancano gli incidenti. È interessante l'esvoto di Belmonte dove si vede la costruzione dei primi paracarri, quello in alto a destra. L'exvoto che c'è del santuario di Europa con questo trenino ripropone la scionfetta. Era il treno che passava da Orbassano e andava a Giaveno, oggi è inesistente. Ed è, ahimè, stato bombardato durante la seconda guerra e lì l'exvoto ci dà appunto testimonianza di questo. Erano tantissime le ferrovie attive nel XX secolo sulle Alpi. Molte di queste sono appunto andate distrutte durante le guerre. E anche il trasporto su fune in montagna, sono tantissime le teleferiche che si trovano ancora adesso.
Ecco, gli ex voto che seguono invece sono, a differenza delle due nonnine che abbiamo visto nella valanga dove la calamità era naturale, questo invece è un elenco di ex voto che rappresentano delle persone che affrontano un rischio che hanno scelto di correre. Non è l'imperativo naturale, ma sono loro che si sono esposti all'imperativo naturale. E quindi abbiamo un impianto di risalita dei primi anni 30. Persone che vanno sulla seggiovia e che comunque rischiano di cadere, ma poi i crepacci, ad esempio. Quindi sì, c'è un discorso di calamità naturale, però come dicevo prima, sono loro che hanno scelto di correre questo rischio, non è la natura che gli sia andata addosso. E qui abbiamo, questi sono entrambi del santuario di Notre Dame de Grison e sono questi due sciatori colti all'improvviso dalla presenza di crepacci. Nel santuario di Re, l'ennesimo alpinista che rischia appunto, ha bisogno di soccorso, Notre Dame de Grison, quello sulla destra, più recente, questo è del 2004 se non ricordo male, molto molto recente. E poi gli ex voto delle guerre sono caratterizzati dai colori rosso e giallo che sono il colore del sangue e del fuoco. Sono particolari, alcuni di loro ripropongono delle immagini che non sono alpine, ma arrivano da campagne, magari campagne di Russia o campagne d'Egitto, di Libia. E questa è proprio una rapida carrellata. Interessanti sono i muli, le mulattiere in montagna sono tutto resistenti e sono state fatte proprio dagli alpini che con i loro muli hanno costruito quelli che noi oggi chiamiamo soltanto più sentieri perché chiaramente spesso manca la manutenzione. E questa invece è la seconda guerra mondiale caratterizzata al contrario della prima guerra mondiale dai bombardamenti, quindi un pascolo poteva diventare pericoloso improvvisamente. E poi le varie scene di fuga dai treni, le deportazioni, la resistenza. Sappiamo che sono episodi di resistenza grazie al colore rosso che spesso indossano i soggetti raffigurati, persone che hanno rischiato la loro stessa vita dando ospitalità appunto in casa, come nel caso del santuario della Colletta, e finalmente il ritorno a casa. Un altro capitolo riguarda i crimini e le aggressioni, anche qui abbiamo ad esempio una banda di briganti che affronta questi nuovi uomini, questa nobile famiglia sul Calesse, mentre il santuario di Europa in basso a sinistra, questo notabile sembra. Venivano chiaramente portati in carcere e c'è tutta una serie di ex voto sulla vita giudiziaria che sono praticamente gli ex voto che fanno più ricercati dal mercato collezionistico perché sono quelli che più vengono, ahimè, rubati dai santuari. E in alcuni ex voto proprio si vede come venissero trattenuti e come stessero dietro la cella, mentre in altri invece c'è chi non ha avuto la pazienza di aspettare il fine pena e decide di evadere, quindi porta il suo ex voto in ringraziamento per essere riuscito a scappare dal carcere, come succede a San Giovanni Adorno, Museo del Paesaggio. Ecco, poi questo ex voto è curioso perché effettivamente cioè, sono simpatici entrambi. E in quello in alto a sinistra si vede questo bambino minacciosissimo col martello in mano nei confronti del fratello. Quindi ex voto della madre disperata probabilmente al santuario di Belmonte, e sotto questo giovane che probabilmente nel tentativo di dare bella mostra di sé davanti alla donzella, aia. E qui invece due cronache del tempo, quanto mai attuali, un femminicidio, vedete nel santuario di Europa quest'uomo che colpisce questa donna che poi porterà la sua offerta alla Vergine di Europa per essere scampata al tentativo E dall'altra parte invece al santuario della Colletta questi bulli che si divertono a prendere in giro, insomma, il compagno di scuola, probabilmente perché di altra estrazione sociale, fenomeno del bullismo ante litteram. Questa è una poesia di Gozzano, io mi fermerei qui e lascerei le parole, insomma, al poeta. Vediamo se riusciamo. Magari se ne legge.
Certo, s'alza la neve in pace, la valle che si imbianca spicca sul cielo bruno. Il santuario tace nella gran pace bianca dove non c'è più nessuno. Nessuno per guarire del male che lo strazia più giunge di lontano. Solo io potrei salire, salire per la grazia mi rifarebbe sano. Ma non vedrò la faccia nera e la mitraguzza, troppo ai bei di sereni. Avvinto a quelle braccia, baciai la medagliuzza, tepente tra i due seni. Guido Gozzani. Se qualcuno volesse fare qualche domanda o qualche osservazione, anche, certamente, perché se uno ha avuto esperienza... Potrei fare anch'io una domanda a voi e chiedere se vi sia mai capitato di andare in un santuario e di ritrovare un quadretto familiare, che si sappia che magari qualcuno della famiglia in passato abbia offerto, o se qualcuno si sia ritrovato all'interno dei quadri che ho fatto vedere qui questa sera. Io ricordo che da bambina, quando andavo, quando mi conducevano alla consolata, per me era una gioia immensa passare a guardare questi quadri votivi. Sono bellissimi. Un'immaginazione mi facevano pensare. E qui un'altra serie di svoto che sono invece, che sembrano d'argento, cuori. Quelli sono gli oggettuali. Ah, non sì, li abbiamo. Non li ho considerati perché più che diciamo un'analisi devozionale, la mia voleva essere più un'analisi antropologica, cioè andare proprio a vedere come vivessero i montanari del tempo attraverso le immagini, salvo poi di fronte a quelle immagini consultarmi con i miei docenti di corso di laurea oppure leggendo altri libri e vedendo appunto, cercando di capire ecco, per quale motivo ad esempio una falce cadesse da un soffitto. E lì ho effettivamente incontrato diversi testi dove si dice appunto che tutti gli spazi venivano ottimizzati, no? Noi oggi diremmo veramente volti al risparmio energetico, ma di fatto erano proprio piccoli gli ambienti, innanzitutto perché vivevano fuori, erano sempre sui campi nel periodo estivo e d'inverno comunque dovevano cercare di contenere il calore, quindi le abitazioni erano veramente molto piccole. C'è uno studio anche molto interessante effettuato in Valmaira ad Elva, ad opera della dottoressa Clerici, se non ricordo male, dove si vede proprio come il muro, le mura all'interno della casa venissero spostate in base alla famiglia. Allora, sappiamo tutti che con la coltura della patata nel 1800 nelle Alpi c'è questo popolamento e la popolazione avanza, aumenta proprio numericamente. E per poter far sì che venisse... Che le abitazioni potessero ospitare i nuovi nati e le nuove famiglie, aumentava proprio la richiesta di poter spostare le pareti e magari adeguandole appunto alle esigenze familiari. E questo è interessante perché nel piccolo spazio comunque i montanari sapevano come giostrare la metratura, no? E ci sono proprio dei documenti che attestano la richiesta a poter eseguire determinati lavori, diremmo noi oggi di ristrutturazione, però era legno di fatto quello che si spostava, anche perché la parete di legno ben si presta, no, ad uno spostamento eventualmente. Forse chiederei adesso come esprimiamo noi una grazia ricevuta. Non andiamo più a fare un quadretto, però non so, in effetti anche noi tutti abbiamo ricevuto delle grazie, però forse facciamo un'offerta, facciamo qualcosa, però non abbiamo più questa bella... Cambia la modalità. Questo rapporto anche con il cielo, come c'era nei quadretti tra cielo e terra. Non so come... Sì, è vero. Ma dunque, per quanto riguarda gli ex voto pittorici, un ex voto molto recente che mi è capitato di trovare al santuario di Europa, se non ricordo male, riportava la data del 2005, 2004 o 2005. Quindi ricordo che si trattava di un camioncino in una rampa
che ha rischiato di travolgere l'uomo che era al fondo della discesa. Quindi una cosa molto recente, un mezzo. E ho trovato interessante il fatto che fosse ancora dipinto, perché oggi si tende a portare magari l'oggetto, mi spiego meglio, l'immagine fotografica anziché la foto. Oppure, ecco, un'altra cosa che mi è capitato di incontrare in diversi santuari è il casco dei motociclisti. Cioè un incidente motociclistico, lo scampato pericolo, porto il casco nel santuario di affezione, che può essere il santuario di Europa, il santuario di Belmonte, però comunque gli oggetti. Sì, e penso che comunque la pratica di donare un ex voto sia ancora sentita. Per quanto possa valere, quest'opera stessa, che questo lavoro stesso che ho fatto, per quanto mi riguarda, è il mio personalissimo ex voto. Anch'io ho ricevuto una grazia e ho voluto ringraziare, diciamo, il mio Dio in questo modo. Però chiaramente ognuno poi ha il suo credo. Questa pratica è comunque diffusa anche, ci sono delle incisioni rupestri che vengono studiate, perché sembra che effettivamente ci fosse già la volontà di esprimere un grazie, no? E lì, voglio dire, non è soltanto una pratica devozionale tipica del cattolicesimo o del cristianesimo in genere. Ci sono comunque delle forme di grazie. Mi vengono in mente le preghiere al vento di tante religioni orientali, ecco. Io però, ripeto, non sono la persona migliore per dare queste risposte, perché proprio non è mia materia, io mi occupo solo del discorso alpino in senso stretto, perché è quello che so e che cerco di imparare ancora. Comunque, tantissimo sapere è andato perso, secondo me, tanto, tanto, tanto. Io credo che oggi come oggi noi non possiamo veramente insegnare niente a nessuno. Credo che anzi tanto sapere sia andato perso. A me è stupito tantissimo vedere questa finestra bianca di lattice, voluta per evitare che le mosche, comunque i ditteri, gli insetti in genere, entrassero in casa. Io quando mi trovo in montagna vedo mosche ovunque e mi entrano, non ho la finestra in lattice, ricorro alla magia della chimica, esatto. Questo mi ha, sì, spesso e volentieri mi sono trovata di fronte a delle situazioni veramente particolari e mi sono chiesta, ma come mai, che cos'è? Allora ho cominciato a consultare, sentire, insomma, chi ne sa sicuramente più di me. Antropologi o comunque storici dell'arte anche, e quindi zootecnici per capire le razze allevate, entomologi, e devo dire che effettivamente c'è tutto un sapere che noi oggi purtroppo rischiamo di perdere. Oltretutto abbiamo una sorta di urgenza antropologica, perché sono tantissime le persone anziane che ricordano, ma sono tantissime anche le persone anziane che già non ricordano più. E quindi sta a noi raccogliere il maggior numero di dati possibili per far sì che queste cose non vadano perse ulteriormente. Ecco, nel mio intento c'è stato un po' questo, ecco, il voler legittimare di nuovo, almeno io credo che oggi si abbia un pochettino l'abitudine di guardare al passato con un senso di si guarda un pochettino a questi montanari che sono vissuti, no? Negli anni passati, con un senso di dolcezza, di tenerezza, quasi come fossero semplici, inesperti. No, invece secondo me non era così, al contrario. Cioè, io ho imparato tantissimo guardando queste tavolette. Ho imparato tantissimo. Quindi credo che ci sia veramente ancora tanto da fare. Perché è tutto un sapere che, tra l'altro, è tutto un sapere che oggi si è perso proprio perché per l'evoluzione della scienza, della tecnica. Quindi come si vanno a cercare a volte delle vestigia di altre cose, cioè le origini, no? Anche nelle, per esempio, interessante per me è stato anche quello del ghiacciaio della Brenva, perché io che sono già un po' anzianotta lo ricordo abbastanza, che era molto più, quando andavo in montagna da bambina, era molto più esteso di quello di adesso. C'è la strada che passa dove c'era il ghiacciaio, praticamente. Mi ricordo che andavamo, ci camminavamo sopra questo ghiacciaio, adesso non si va più perché non si può. È già una testimonianza di cose che si vanno perse proprio, sì. Altrimenti.
C'è peraltro una... mi era capitato di trovare su un libro, ecco, forse ho fatto male non riproporlo anche qua questa sera, un'immagine di un ex voto in bianco e nero dove si vedeva che al contrario la comunità andava a ringraziare perché il ghiacciaio aveva risparmiato il paese. Quindi, e siamo, se non ricordo male, a Chamonix, quindi al di là di Courmayeur, al di là del santuario di Notre-Dame de la Grison, e questo ghiacciaio scendeva al paese minacciando di inghiottirselo. Invece l'ex voto dà proprio testimonianza del fatto che sì, fosse stato risparmiato.